Abbiamo convocato questa conferenza stampa unitamente il sindaco di Varese e il presidente della provincia di Varese sostanzialmente per due ragioni. La prima ragione è per dire che dietro a questa crisi che è emersa del Varese le istituzioni sono compatte, tutte e due le istituzioni più importanti della nostra città, del nostro territorio, vogliono dimostrarsi pronte ed attive, vogliamo dire il Varese Calcio è di tutti, il Varese Calcio lo vogliamo salvare tutti quanti insieme. La seconda questione che vogliamo dire è che in questo momento di difficoltà lanciamo un appello a tutti gli imprenditori, a tutte le persone di sport, a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della squadra di calcio, che deve essere letto non soltanto come il futuro di una squadra di calcio, ma deve essere letto anche come qualcosa di più importante da un punto di vista sociale anche. È un motivo di un momento di aggregazione ed è un momento importante. Tutte queste persone sono invitate a farsi avanti perché tutti quanti insieme si possa cercare di creare le condizioni perché la squadra possa continuare ad operare e possa soprattutto essere da tutti i punti di vista ancora un punto di riferimento. Perfetto, aggiungo anch'io in due parole a quello, ribadisco quello che ha detto il sindaco, l'importanza per il Varese Calcio, per lo sport su tutto il territorio varesino, anche la provincia ovviamente è al fianco della società, cerchiamo di fare il possibile per trovare una soluzione. È chiaro che con i tempi che corrono, con la crisi economica che ancora ovviamente stringe un po' tutti gli enti, compresi quelli pubblici, noi siamo comunque al fianco e diciamo dobbiamo fare squadre. È proprio in quest'ottica anche che va compresa l'appello che ha fatto il sindaco, che io condivido, quindi a tutti coloro, a tutte le sensibilità presenti sul territorio, che possano contribuire a mantenere quelle che sono le caratteristiche anche di sport del nostro territorio, quindi fare qualcosa impegnandosi direttamente anche per il Varese Calcio. Quindi da questo punto di vista c'è piena sintonia, come ricordava il sindaco, facciamo tutto il possibile per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile e stimolando appunto chi è in grado di fare qualcosa di veramente concreto per la squadra. Vi posso anticipare, per prevenire le vostre domande, che già qualcosa si sta muovendo. Stamattina ho parlato già con alcuni imprenditori che ovviamente per il momento rimangono assolutamente senza nome, senza viso, ma che hanno dichiarato un interesse concreto per creare questa squadra che possa salvare Varese. Si può sapere almeno se sono imprenditori varesini? Del territorio sicuramente. È la conferma comunque che il territorio si muove quando c'è qualcosa di importante presente nella nostra città e sul territorio provinciale. Vi siete già incontrati anche con coloro che hanno il mandato, diciamo, a costituire la compagine societaria? Io ho parlato telefonicamente. Con Imborgio o con Daniele? Come? Con Imborgio o con Daniele? No, scusa, forse non ci siamo capiti. Siamo ad entrambi, così. Potete confermare che c'è un interesse in questo momento dei politici che rappresentano i vostri partiti a livello più alto? C'è stato un input anche da loro? C'è stato un input. A me, per conto mio, sicuramente c'è stato un input da parte. Per me la domanda non è molto azzeccata, perché sapete che io non sono espressione diretta di qualche forza politica, però sicuramente l'interesse di tutte le forze politiche, cioè è una questione che riguarda il territorio, tutte le forze saranno interessate alla risoluzione del problema.